Il primo Terminator uscì il 25 gennaio del 1985 in Italia dal regista James Cameron, il che sinceramente James Cameron non dico che è uno dei miei registi preferiti, ma è uno dei registi che apprezzo moltissimo perché sostanzialmente James Cameron è un regista che li sa fare i film e davvero molto bene, anche se Avatar non è che mi abbia fatto tanto impazzire nel complesso. Il film Terminator, sinceramente, è un film che ho apprezzato veramente tanto, sia la prima volta che lo vidi anni fa, sia oggi. Sinceramente, nel film mi piace tutto ciò che si vede nel film, sia gli effetti speciali che la trama. Che poi la trama è veramente ben costruita e ben ingegnata, sia per il primo che per tutti gli altri film, ma soprattutto per il primo e per il secondo film, perché sostanzialmente i primi due sono i migliori della serie, anche se comunque Terminator Genesis, anche quel film si cava moltissimo a livello di trama. Ora, Terminator 1, o comunque il primo Terminator, come volete che si dica, colpisce moltissimo perché è un film che, a me per la trama, ha molte, tra virgolette, caratteristiche, cioè sia la fantascienza per quello che riguarda i cyborg, i viaggi nel tempo, eccetera. Infatti il film parla di sto robot, di su Cyborg che viene mandato indietro nel tempo da Skynet per uccidere Sarah Connor. E qui parliamo per la parte di fantascienza, anche se per la parte di fantascienza c'è anche il fatto che torna indietro nel tempo Kyle Reese, perché anche se quest'ultimo ovviamente è un essere umano che è mandato indietro nel tempo da John Connor. E quest'ultimo, cioè Kyle Reese, viene mandato indietro nel tempo perché per salvare Sarah Connor. Ora, un altro elemento che vedo molto spesso nel film è, tra virgolette, il romanticismo che è nato tra Kyle Reese e Sarah Connor. Certo, forse è un po' ambiguo parlare di romanticismo in un film del genere, però sinceramente ho trovato molto ben, tra virgolette, visibile questo elemento, il che sinceramente a me non mi disturba per niente, anzi, ci fosse un film del genere anche tutt'oggi. Il film, tra l'altro, tralasciando la trama, è un film che ho apprezzo veramente perché è uno dei primissimi film che vidi, anche se il primissimo film che vidi con attori di carne e ossa, se non mi ricordo male, è proprio Terminator 2, che poi vidi il primo. Chissà perché questa combinazione, anzi, vidi il primo Terminator 2 perché vidi la diversetta, poi tra le altre e mi incuriosì il titolo. E sinceramente ogni volta che vedo il primo Terminator è sempre una scelta, cioè non più una scelta, è sempre un'emozione perché ho sempre dei bei ricordi legati a questi due film, proprio perché furono i primi film che vidi in assoluto. E qui penso di aver detto tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!